Buonasera, siamo tutti collegati. Io sono Mario Lupano, con me c'è Saul Marcadente e soprattutto c'è l'ospite Luca Lopinto. Siamo tutti collegati, quindi l'incontro titolato Museo come dispositivo editoriale può iniziare. Luca Lupinto, direttore del MACRO, il Museo di Arte Contemporanea di Roma, è stato più volte evocato nel contesto di cui dirò due parole. Insomma, nel salutare appunto l'ospite, ricordo che è la doppia sede istituzionale in cui si colloca questa conferenza incontro, è una doppia sede che è sempre all'interno della nostra università, no? Da un lato siamo in stretto contatto con l'attività che si è svolta all'interno di un insegnamento, l'insegnamento di storia delle mostre e degli allestimenti all'interno della magistrale di arti visive e di moda, e nell'ambito del quale appunto si è tenuto anche un seminario titolato Expanded Publishing, in cui si è molto parlato di scivolamenti fra formati diversi, dal publishing alla tridimensionalità performativa. E quindi anche si è evocato molto Luca Lopinto. E poi siamo anche qui collocati, oltre che all'interno del corso appunto che tengo io, l'insegnamento che tengo io all'università, anche in questa sede che vedete alle mie spalle, un po' monumentale e anche, come dire, vuota perché le biblioteche non possono essere frequentate in tutte le sue zone. Ecco, quindi si inaugura appunto con questo sfondo, con il mio collocamento qui in questa sede anche, un ritorno all'attività culturale della biblioteca della nostra università. La nostra biblioteca, insomma, con la pandemia ha subito l'interruzione di una branca della sua attività, cioè delle attività culturali, che consisteva soprattutto in numerosi incontri, in mostre e attività di vario tipo, dove appunto si praticavano gli scivolamenti di cui si è detto prima, fra formati diversi. E quindi basta, quindi siamo contenti di riniziare con Luca Lopinto un'attività, diciamo, seppur ibrida, un po' in presenza, un po' a distanza, all'interno della nostra biblioteca. E quindi passo subito la parola a Saul che presenterà in modo opportuno l'ospite. Saul, a lei la parola. Buonasera anche da parte mia, riattivato il microfono. Grazie Mario Lupano e grazie Luca Lopinto che tra poco ci accompagnerà in una sorta di percorso connesso al suo lavoro, in particolare a un lavoro attualmente in corso al MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma. È un incarico piuttosto recente, ma la storia di Luca Lopinto è invece articolata, complessa e ricca di sfaccettature che si muove e si è sempre mossa tra la dimensione editoriale e la dimensione curatoriale di mostre e di eventi espositivi. Voglio ricordare alcuni passaggi della sua storia, della sua carriera. Ha fondato nel 2004 una rivista che conosciamo tutti, che è stata molto importante per costruzione di immaginari e anche per portare un'idea di italianità, probabilmente proiettarla in una dimensione internazionale. Questa rivista è Nero, è una rivista che è durata 34 numeri, che è terminata nel 2014 e in 10 anni ha costruito una storia molto avvincente, molto elaborata e soprattutto per persone come noi che si interessano di publishing contemporaneo è sicuramente stata un'esperienza fondamentale. Nero poi ha affiancato alla rivista una casa editrice. Più recentemente si è affiancata anche una collana editoriale intitolata Not, che fa un'importante operazione di traduzioni
di testi seminali della contemporaneità in lingua italiana. Quindi, oltre ad aver appunto cofondato Nero e continua a portarlo avanti con il team delle origini, Luca nel 2014 comincia un suo lavoro nel board curatoriale della Kunsthalle di Vienna. Sono molteplici le mostre da lui curate e rilevanti, forse ci farà cenno di alcune. Sicuramente posso dire che una è appunto focalizzata proprio sui temi dell'editoria, era una delle mostre che si è discussa all'interno del seminario Expanded Publishing, che si è svolto da marzo ad aprile, appunto come ricordava Mario Lupano, nell'ambito di un insegnamento che è Storia delle mostre e degli allestimenti, e per poi appunto arrivare, approdare e direi ritornare alla sua città, che è Roma, più recentemente, quando appunto diventa direttore artistico del museo. L'incontro di oggi nasce sicuramente dall'esigenza, almeno per quanto mi riguarda, di portare la voce di un insider all'interno di quello che è stato il seminario e l'esperienza che abbiamo condiviso con Mario Lupano, con gli studenti del corso di laurea magistrale in arti visive e moda all'Università IUAV di Venezia. E nasce dall'esigenza di portare una voce dentro quello che è stato un'analisi, un racconto, un dispiegamento di mostre che in qualche modo riflettono sulla intersecazione tra le pratiche editoriali e le pratiche curatoriali, cioè tra il fare editoria e il fare mostre. Luca Lopinto sicuramente è una delle figure centrali rispetto a questa ibridazione dei linguaggi e da molto tempo appunto lavora su questo. Dal mio punto di vista lo faceva anche fin dalle origini di Nero, ma poi penso che avremo modo di parlare, di tornare su questo con lui. Volevo però anticipare che oltre a me e a Mario Lupano, con Luca Lopinto oggi ci sono altre due persone che abbiamo invitato a dialogare, quindi nell'ottica di espandere ulteriormente, visto che era anche uno degli obiettivi del seminario fin dall'inizio, la dimensione collaborativa, la dimensione corale, abbiamo deciso con Mario Lupano di invitare due persone, che sono Antonella Huber e Alessia Prati, a condividere un pezzetto della loro esperienza e anche ovviamente a dialogare con Luca Lopinto rispetto a dei temi che per loro sono urgenti. Antonella Huber insegna all'Università di Bologna e si muove nel campo della museologia, mentre Alessia Prati ha cominciato quest'anno un dottorato di ricerca all'Università IUAV di Venezia, dove siamo, occupandosi prevalentemente di relazioni tra publishing e performance. Quindi ci sembravano due persone che insieme a noi potevano nutrire questo dibattito, accompagnare Luca, affiancarlo in quello che è stato questo invito. Quindi per dirvi un po' come si svilupperà da un punto di vista organizzativo, adesso io passerò la parola a Luca, sperando di averlo introdotto sufficientemente bene, e poi avremo comunque modo di ritornare poi su degli aspetti centrali del suo lavoro. Insieme a lui sarà una sorta di speech, quindi un intervento accompagnato da delle immagini. Vi invito, se avete voglia, piacere, a scrivere delle domande, degli interventi nella chat che noi potremmo visionare e quindi poi portare le vostre considerazioni, le vostre domande al nostro ospite. E dopodiché tornerà la parola a me, io passerò la parola ad Antonella, ad Alessia, appunto con degli interventi che loro intendono fare in dialogo con Luca, e poi ovviamente ci sarà lo spazio per oltre a raccogliere queste domande, a porle a Luca Lopinto, in modo che si possa creare davvero un intreccio di voci, di esperienze, e che questo appuntamento possa essere fruttuoso e importante per tutti. Quindi passerei a Luca, che ha in circa 30, 40, 45 minuti, quello che riterrà opportuno, ci accompagnerà dentro questo progetto così articolato e così complesso, che è appunto la sua operazione di progetto triennale per il macro di Roma.
Grazie Mario e Saul per l'invito e anche per la fin troppo generosa introduzione. Come Saul ha detto, dal gennaio dell'anno scorso ho cominciato questa avventura come direttore artistico del Macro, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma. È un museo per dare una breve introduzione, è un museo che nasce da una storia molto abbastanza tormentata, in quanto apre nel 1997 negli spazi che erano dell'ex Birreria Peroni a Roma, nel quartiere Nomentano, che è un quartiere vicino alla stazione Termini. Ho iniziato a lavorare al Macro a gennaio dell'anno scorso e il Macro appunto è un museo che nasce all'interno del comune di Roma e inizialmente apre, non è neanche chiamato Macro, ma apre negli spazi dell'ex Birreria Peroni, che è un raro esempio di archeologia industriale al centro di Roma. E nasce come galleria comunale d'arte moderna e contemporanea, ovvero nasce per ospitare una parte della collezione della città di Roma. E solo dopo un paio d'anni viene appunto creato il Macro. Consideriamo che in quegli anni ancora non esisteva il MAX, quindi a Roma non esisteva un museo d'arte contemporanea e quindi questa istituzione va a sopperire questa mancanza. Chiaramente gli spazi dell'ex Birreria Peroni non sono spazi funzionali perché non erano appunto pensati per ospitare un museo e così si sente la necessità di espandere gli spazi del museo e nel 2000 viene indetto un concorso internazionale che viene vinto dallo studio di Odile Deck, un architetto francese, che apre dopo 10 anni, quindi nel 2010. Quando dire, mi sono insediato, mi sono dovuto dire, confrontare con una serie di problemi di natura pratica da un lato e di natura più dire, concettuale dall'altra. Allora, appunto, quello che dicevo, mi sono trovato come dire, a operare e rispondere alle difficoltà anche di un'architettura molto assolutamente disfunzionale come quella di questo museo, in quanto appunto è il risultato di due corpi che sono stati, come dire, messi insieme e quindi si passa appunto da una tipologia di spazio come quello dell'ex Birreria Peroni, di un'archeologia industriale a un'architettura assolutamente postmoderna come quella di Odile Deck. Devo dire questa disfunzionalità e questo essere anche un perfetto esempio per me di un fallimento di un tipo di architettura, di un approccio allo spazio museale degli anni 90, secondo me lo ha reso quasi molto, come dire, contemporaneo e pertinente al momento storico che stiamo vivendo, in quanto appunto ci siamo ritrovati a vivere, in particolare anche con lo scoppio della pandemia, in una dimensione di assoluta disfunzionalità e di necessaria messa in discussione di qualsiasi tipo di paradigma anche. Ovviamente, l'altra difficoltà logistica è un fatto anche di risorse, in quanto è un museo di più di 10.000 metri quadri e, come dire, in un mandato di soli 3 anni, lo sforzo è nell'ideare, nel capire come reagire e come ripensare questo oggetto. E ho provato prima di tutto a fare un processo quasi di
dire, di unlearning, quello che dico, di provare a dimenticare un po' ciò che sapevo e come ero, no? Cioè quello che per me era il museo, e quindi realmente partendo dalle fondamenta, cercando in modo anche molto sincero e anche intuitivo di provare a destrutturarlo, a decostruire questo apparato e questo dispositivo. E, appunto, partendo anche dal fatto che un mandato di soli 3 anni è un lasso di tempo veramente minimo per poter, come dire, relazionarsi, intraprendere la complessità di poter dirigere un'istituzione, in quanto sono delle macchine molto complesse, nel caso del macro ancora più complessa, perché da un lato l'edificio e la collezione appartengono alla sovrintendenza e a livello, come dire, di management è sotto un'azienda speciale, l'azienda speciale Palaexpo, che per conto del Comune di Roma gestisce il Palazzo Esposizioni, il macro e il mattatoio, che anni fa, fino a 3 anni fa, era parte del macro. Il macro aveva 2 spazi, a Via Nizza e a Testaccio, ora invece un'istituzione a parte. E, diciamo, questo insieme di, come dire, problemi e limiti mi ha quasi obbligato a essere abbastanza radicale nel modo di pormi, appunto di delineare un programma. E essendo poi, come anche Saulo ha accennato nella sua introduzione, avendo una formazione assolutamente ibrida, perché da un lato ho sempre lavorato come curatore e il maggiore interesse è stato proprio quello di sperimentare con questo linguaggio, e come ogni linguaggio per me non esistono delle regole, quindi mi ha sempre affascinato l'idea di poter insistere nell'esplorare questo medium. E, dall'altro invece l'esperienza di Nero e in generale l'interesse che ho sempre avuto rispetto al dispositivo sia del magazine ma del libro, e nel pensarlo come uno spazio altro di produzione di contenuti, mi ha portato a prima di tutto a fare una serie, come dire, di scarti. Il primo, forse, vuol dire che dà la struttura al progetto intero, è quello di aver trasformato il museo stesso in una mostra, in un progetto espositivo. Questo perché, come dire, mi rende molto più a mio agio rapportarmi al formato mostra, piuttosto che pensare, no, di dirigere un'istituzione, un museo, che onestamente non era neanche qualcosa a cui aspiravo inizialmente, nel senso che poi quello che più mi interessa è portare avanti una ricerca con gli artisti e, appunto, produrre libri, realizzare mostre. E, l'altro scarto... Scusami, ti interrompo solo un istante per capire se tu visualizzi le immagini che attualmente Laura sta proiettando. Sì. Ok. Poi a un certo punto magari di tu come intendi procedere, perché ha ricevuto il WeTransfer con le immagini sciolte, quindi... Possiamo tranquillamente scorrerle in modo, così, in modo libero, e poi magari sull'immagine appunto precedente che avete visto all'ingresso del museo da Via Nizza, e come vedete... Il titolo, appunto, sto dicendo, è il titolo dell'intervento, ovvero il museo come dispositivo editoriale, perché la scelta è stata, oltre quella di immaginare il museo come una mostra di mostre, è stata quella di immaginarsi questo museo come fosse appunto un magazine tridimensionale, quindi questo scivolamento di un magazine in una dimensione, un magazine fuori formato applicato a uno spazio. Chiaramente anche qui è stata un'intuizione nata dall'osservazione dell'architettura, in particolare degli spazi dell'ex Birreria Peroni, perché sono una sequenza di stanze di una stessa, un'architettura identica.
E quindi forse il modo inconscio l'ho immediatamente associato appunto a delle sezioni di una rivista. E il pensare a un magazine è anche perché, è un tipo di dispositivo per me più vicino anche all'idea di una dimensione più dinamica, più performativa e generativa di contenuti in un modo meno, appunto, meno lineare, meno convenzionale rispetto all'impostazione di un libro in senso classico. E questo nasce proprio dalla volontà di rapportarsi anche al museo con la M minuscola. E solitamente per me il museo tendo più a associarlo a un grande romanzo, e anche il museo è una forma anche di autorità che tende a imporre anche un racconto, quindi per chi visita un museo solitamente dà per scontato una serie di elementi, mentre volevo che questo processo di smantellamento, di decostruzione, di interrogazione di qualsiasi elemento, elemento in questo dispositivo fosse condiviso col pubblico e quindi ci fosse una dimensione molto più orizzontale e puoi dire è un programma, l'idea di questo museo nasce anche da una certa resistenza, da un sentimento anche che ho sempre nutrito nei confronti di dubbio rispetto all'identità che il museo o al ruolo che il museo ha portato avanti o che ha nell'immaginario collettivo, nel senso che ho visto sempre l'istituzione museale come una forma di struttura molto autoritaria, anche con una certa arroganza, quindi l'idea anche di imporre una visione in un certo modo, lineare, pensando anche che spesso si tende a pensare che i visitatori hanno una lettura molto lineare, quasi dalla A alla Z del museo, come un romanzo. L'idea invece del magazine è quindi di immaginarsi il museo e quindi tutti i suoi spazi espositivi, ognuno come una rubrica che affronta dei formati, dei linguaggi molto diversi, nasce anche da questo, cioè pensare che in fondo oggi andiamo a visitare questi musei, questi grandi spazi dove la prima sensazione che si ha è quasi di spaesamento spesso, in particolare in questo tipo di architettura. E quindi l'idea che invece si potesse sfogliare questo museo e entrando, non per forza visitandolo tutto, appunto un magazine si tende a sfogliare e quindi mi posso, e soprattutto un magazine a sezioni, posso entrare e leggere esclusivamente una sezione e ha una sua autonomia di lettura, mentre appunto un romanzo è difficile entrare nel mezzo di una narrazione e quindi il fatto che il Macro è un museo gratuito, questo è un altro elemento fondamentale, è l'unico museo d'arte contemporanea gratuito, mi ha permesso di provare anche a cambiare il modo in cui come visitatori ci relazioniamo al museo, dove difficilmente, ad esempio, uno torna più di una volta al museo a visitare una mostra. E quindi l'attribuire una dimensione performativa al museo è stata fatta proprio immaginando, volendo come proprio statement, dire che in fondo un museo è una mostra, un'opera, non per forza è qualcosa di statico, ad esempio, ma che tutto è realmente in progress. E quindi per me un magazine, immagino questo museo come se fosse un magazine online dove in costante aggiornamento. Se scorriamo queste immagini, questa in particolare, questa è un'immagine della mostra di Nathalie Dupasquier che è attualmente in corso. Quando sono entrato appunto a gennaio, il primo sforzo è stato quello di ridisegnare non solo gli spazi, ma prima di tutto l'identità del museo. Quindi il titolo Museo per l'emergenza preventiva è di nuovo una
volontà di provare a lavorare in modo abbastanza umile e cercando di mettere, di riportare un po' anche l'esperienza e i tanti dialoghi che ho avuto con gli artisti e provare a portare più l'attitudine di un certo tipo di anche di arte, e in particolare penso a un certo tipo di avanguardia degli anni 60 e 70, che è stato anche il momento storico di maggior aspirazione a voler rompere dei canoni, e anche se poi, come sappiamo, c'è stato anche un fallimento in quella generazione rispetto a quel tentativo di scardinamento totale di tanti dispositivi, dal magazine ai libri al museo. E quindi, ad esempio, il titolo Museo per l'immaginazione preventiva è già un omaggio a un gruppo di artisti che operavano negli anni 70, che operavano sotto il nome di Ufficio per l'immaginazione preventiva. E appunto il primo progetto che è stato fatto, se scorriamo le immagini, questa è una mostra di Fano Schiriaco che è stato fatto nel cortile, è stata una mostra che era un po' una dichiarazione di intenti del progetto complessivo, che era intitolato Editoriale semplicemente, e appunto è stata la prima volta che è stata organizzata una mostra collettiva, un'unica mostra in tutti gli spazi del museo. Ed era lo scopo di quella mostra era anche attraverso una polifonia di voce, di linguaggi molto diversi, di non solo di artisti, ma anche di musicisti, registi, quindi con un approccio assolutamente interdisciplinare, di far riscoprire o comunque di condividere con il pubblico, con i visitatori, prima di tutto lo studio di uno spazio. È come quando uno si ritrova a creare un magazine e hai delle pagine bianche e cominci anche, come dire, a studiarsi il formato, e quindi era un po' provare a far vedere l'architettura del museo prima di presentarla in una forma impaginata. Solo a febbraio di quest'anno abbiamo inaugurato le varie sezioni del museo, quindi sono 8 rubriche. In realtà sono 8 rubriche fisiche, una nona che è intitolata Agorà, che fa un po' da cappello a tutti gli incontri, screening e quant'altro, che anche lì è concepita in modo molto dentro alcune cornici di formati molto precisi. E tra la prima mostra editoriale e l'apertura di queste 8 mostre sono stati presentati 2 progetti. Uno, che è quello nell'immagine che vedete, è di un artista cipriota, Fano Schiriaco, e il secondo progetto è stato portato avanti la scorsa estate, quindi il progetto è nato durante, è stato discusso durante proprio il primo lockdown, ed è una mostra di Lawrence Weiner, uno degli artisti americani più importanti viventi. In realtà è una mostra che avevo in mente da molti anni. E proprio in risposta a quanto sta avvenendo alla chiusura degli spazi fisici del museo, ho chiesto a Lawrence Weiner di fare una mostra nel cielo, usando questi banner pubblicitari, banner che solitamente sono banner pubblicitari trainati dagli aerei che passano spesso sulle spiagge, almeno a Roma è molto frequente, e quindi è stata una mostra che è durato 10 giorni, ogni giorno veniva presentata un'opera di Lawrence, e ecco, queste sono un tipo di mostre che sono state concepite sotto questo nome supplemento, che neanche erano previste, quindi questo a testimoniare che l'attitudine performativa è reale, in quanto l'attitudine in cui tutto il team anche del museo lavora è molto più vicino per me a quello che è la poesia, ovvero una forma di improvvisazione abbastanza assoluta, una forma di improvvisazione chiaramente che include e contempla il fallimento, cioè il produrre anche degli inciampi. Non c'è il tempo di pensare troppo, e anche questa attitudine, diciamo,
molto poco museale, se vogliamo. E questa immagine che vedete adesso è un'immagine legata, che documenta appunto la mostra, la prima mostra che vi dicevo editoriale, e che occupava tutti gli spazi del museo, ed è un museo appunto, sono 10.000 metri quadri, ma poi in realtà di questi volumi solo il 60% è utilizzabile, mentre qui abbiamo, come dire, esposto opere e anche in quegli spazi più interstiziali che solitamente non venivano usati. Quando prima accennavo alla volontà di scardinare tutta una serie di protocolli legati proprio all'esperienza che abbiamo del museo, delle mostre, dell'opera, e anche nel modo in cui le varie mostre sono concepite, in quanto molti formati, molte delle sezioni del museo prevedono il fatto che le mostre, ad esempio, non aprono subito con tutti i loro elementi, con tutte le opere, ma appunto diversi elementi si vanno ad aggiungere in fieri. Questo è realmente per invogliare anche il pubblico a tornare. Un altro elemento, se appunto scorrendo, è che ad esempio in alcune mostre che non sono prettamente di, che non riguardano prettamente l'arte visiva, attualmente in corso c'è una mostra dedicata a un autore come Simone Carella. Simone Carella è stato un protagonista dell'avanguardia del teatro e della letteratura a Roma negli anni 70 e 80, e nel caso di Simone c'è ecco, mi fermo un attimo solo per descrivervi un po' anche l'impianto di display. Queste insegne molto colorate e fluo sono le cover delle diverse sezioni, quindi prima di entrare in ogni spazio espositivo avete come realmente un magazine, e questo è stato anche, non è stato semplice, perché poi non è stato semplice trovare la chiave per come tradurre questa idea di un magazine allo spazio. Quindi queste cover introducono le diverse sezioni, quindi c'è il titolo e una descrizione sintetica in italiano e in inglese. Quindi nel caso di Solo Multi è la rubrica dove attualmente è ospitata la mostra di Nathalie Dubasquier, che avete visto precedentemente in alcune immagini. E, ad esempio, il format di questa sezione riguarda lavorare con degli artisti un pochino, come dire, come Nathalie, un po' fuori formato, che possono, il cui lavoro, la cui pratica può essere vista da più punti di vista, un po' come fossero dei, no, prismatiche. Questa invece è una sezione dedicata alla collezione del museo e alla collezione appunto del macro, che ha una collezione di circa 1200 opere che sono ospitate nella parte, nei sotterranei dell'ex Villa Peroni. Anche qui, più che scegliere la via forse più diretta, ovvero quella di presentare una parte della collezione, delle opere nella collezione in una forma, no? Facendole ruotare o rappresentando in gruppi tematici o cronologici, ho più pensato allo stato e appunto alla condizione delle opere d'arte nei musei, nel senso che gran parte, tutti i musei hanno le opere nei musei passano la maggior parte della loro vita nei depositi e non negli spazi espositivi, nonostante, no, tutto il trend delle rotazioni che esiste ormai da più di 30 anni. E quindi pensiamo al Metropolitan, ha in collezione circa 5 milioni di oggetti, ne espone tra il 3 e il 5%, solo per farvi capire la scala. E quindi mi immaginavo un po' queste opere come se fossero delle persone che passano la loro esistenza un po' al buio in questi spazi, che molto spesso sono ben più angusti e oscuri in un solo livello di luce rispetto a quanto le immaginiamo o tendiamo a idealizzarli. E così ho chiesto a una fotografa, che si chiama Giovanna Silva, di fotografare
le opere proprio in questi ambienti. E poi queste foto sono state presentate sotto forma di gigantografia, con un gigantesco wallpaper che è diventato un po' una seconda pelle in questo spazio che unisce i due corpi, le due ali del museo. E quindi questo grande desktop è pensato poi per ospitare delle opere di artisti italiani, giovani, e anche qui è una collezione in progress in quanto si va a stratificare, quindi circa ogni mese e mezzo, due, un'opera si va ad aggiungere e quindi poi il risultato, come dico spesso, è anche qui è una forma ibrida, perché da un lato vediamo un corpo in movimento, una collezione in fiera, e dall'altro è una sorta di mostra collettiva senza testa, ovvero è una mostra dettata ai suoi stessi contenuti. Questa è un'immagine sempre del progetto editoriale. Tornando all'esempio di una delle rubriche che vi dicevo prima, che è quella della polifonia, che appunto è dedicata ad oggi, il primo dei progetti a Simone Carella, in molti casi, come sia questo sia altre rubriche, ad esempio una è dedicata proprio al publishing, si intitola studio bibliografico, e lo sforzo qual è? È di come tradurre dei linguaggi non sono prettamente visivi o di autori e autrici che non hanno prodotto oggetti, come nel caso di Simone Carella, e come far sì a evitare di presentare delle mostre di archivi, di documenti, ma trovare delle forme altre di traduzione, cercando sempre di non dimenticare le specificità e la vitalità anche del linguaggio espositivo. Quindi nel caso di una mostra come quella di Simone Carella, invece di presentare semplicemente un archivio fotografico che lui aveva lasciato come suo testamento prima di morire, ho invitato, ho commissionato a un duo di filmmakers molto giovani che non avevano alcuna familiarità con quella storia, di realizzare un video con una sorta di video saggio con materiali d'archivio e materiali realizzati per l'occasione. Poi sono state realizzate una serie di interviste con una serie di con tutte delle figure che hanno appunto vissuto quel mondo del teatro, delle cantine, però anche lì c'è stata un'insistenza nel come per evitare la volontà di evitare di presentare i documenti, quindi c'è una forte attenzione alla grafica su come presentare dei contenuti, però appunto non si tratta di un discorso di display formale, grafico, un discorso di display anche concettuale. E quindi immaginare che una mostra può essere un palinsesto, quindi si possono presentare delle opere, si può presentare un archivio, può essere presentato in questa forma di un video saggio, così come si possono attivare delle mostre con una serie di incontri. Quindi anche lì mettere la dimensione orale e oggettuale sullo stesso piano. Diverse rubriche, soprattutto nella parte vecchia della Birreria Peroni, immaginiamoci un edificio su due piani, su due livelli, in cui ci sono sul primo piano due spazi e al secondo quattro. Questo primo piano appunto è intitolato Mono, sono degli studi monografici, questo anche perché in fondo gli spazi del museo, almeno di questa parte del museo, sono appunto delle stanze e quindi l'idea era proprio provare a fare dei focus su tutta una serie di autori, anche in una delle sezioni da ritmici, un po' di figure un po' irregolari. Adesso una delle prossime mostre che apriremo è su Mario Diacono, che appunto anche lui è un autore molto difficile da definire in modo univoco, è stato un gallerista, un poeta, è ancora per fortuna è vivo, è un traduttore, ha gestito tantissime riviste. Ecco, quindi questo in molti casi, quando uno appunto vuole includere e abbracciare
più linguaggi, deve anche, come dire, lasciare che il corpo del museo, il corpo che accoglie questi contenuti, si predispone in funzione anche di quei contenuti. E questo è un po' anche lo sforzo che, come vedete, adesso questa è la stanza appunto dedicata a questa rubrica che si intitola Ritmici, attualmente è una mostra su un artista tedesco, Wolfgang Stöckle, assolutamente misconosciuto. Dicevo, è un tipo di struttura molto rigida, quindi da un punto di vista architettonico, ma anche da un punto di vista più metaforico, e quindi provare a far sì a dargli un'elasticità, a rendere questo corpo il più possibile dinamico, e anche questo, come dire, è stato questo un po' lo sforzo e il motivo di immaginarsi e di provare a sfruttare l'idea del magazine come chiave, come possibile chiave di lettura e come possibile strumento per navigare e per confrontarsi con questo spazio. Il secondo piano del museo, che appunto sono quattro stanze, quindi quattro rubriche, ha come titolo Cappello Medium, quindi sono quattro linguaggi. Uno è il publishing, uno è dedicato alla grafica, e uno al suono, alla musica, e uno più al, diciamo, exhibition making, e quindi di nuovo lo sperimentare con l'idea, con il linguaggio espositivo, però più che altro invitando degli artisti a poter presentare delle opere in cui o delle opere che non sono del tutto finite o avere la possibilità di cambiare la mostra in fiere. Anche questo, ecco, questa è l'immagine che vedete della mostra di Simone Carelli, vi accennavo prima. Come vedete, anche questi poster che sono appunto degli estratti delle interviste con tutta una serie di autori, galleristi che sono stati anche vicini al mondo di Simone. C'è una grafia molto forte, questo anche perché essendo un museo gratuito, e cerchiamo di far sì di rendere più possibile accessibile dei contenuti che poi di per sé hanno una loro complessità. Quindi, come dire, chi visita il museo sfoglia e si ritrova a navigare con contenuti molto diversi tra loro, essendo così eterogenei, viene richiesto un esercizio di decodifica e di interpretazione di questi contenuti. Quindi, anche rispetto al discorso dell'interdisciplinarità, non c'è nulla di nuovo. Forse nel caso del macro abbiamo dato anche una centralità, ecco, a del linguaggio, ad esempio come quello della musica, del publishing o del design, che nei musei d'arte contemporanea sì ci sono, ma spesso appaiono più sotto forma di festival, di eventi o di conferenze. E quindi, ad esempio, c'è una stanza dedicata solo all'ascolto di musica sperimentale. Di nuovo, il suono, così come il publishing, come ben sapete, sono linguaggi, vuol dire, fondamentali, anche e soprattutto per comprendere gli immaginari e il mondo di molti artisti contemporanei. Quindi in molti casi, penso anche a un artista come Tony Cox, che sarà il protagonista della nuova mostra di Solo Multi dopo Nathalie Dupasquier, è un artista che attinge tantissimo alla musica. Ecco, questa è un'immagine di com'è la sezione dedicata alla musica, sentire la musica da camera, e volevo, l'attenzione è rivolta alla musica registrata, quindi non c'è l'elemento live, e questo proprio ancora di più per concentrarsi sul suono come fosse un oggetto, e facendo lo sforzo massimo di presentarlo nelle condizioni massime a livello esperienziale. Quindi è stata insonorizzata una delle sale espositive del museo, è installato in modo permanente un impianto audio di altissimo livello, e appunto si passa da un focus su una label come quella di Mego, attualmente in corso, dove viene suonata l'intera discografia, al prossimo
al prossimo focus invece sarà su una musicista che è Franca Sacchi, quindi tutt'altro mondo. E qui, come vediamo, è l'ingresso, mantenendo sempre questa anche un'identità visiva abbastanza chiara. Ovviamente l'esperienza dell'aver, come dire, l'esperienza di Nero, del magazine, o comunque di aver lavorato anche molto sul formato libro, ha influenzato chiaramente il modo in cui è stato costruito anche questa struttura e questa griglia editoriale. Quello che credo poi per me in primis, come dire, mi ha colpito a vedere, ad esempio, queste sono delle immagini della prima mostra della sezione InDesign, dove viene data carta bianca un grafico, che si creano proprio quegli scivolamenti tra diversi mondi, diversi linguaggi, nel caso di questa mostra, e che mi fermerei proprio su questa immagine. È interessante perché proprio invitando dei grafici che lavorano anche loro con questo approccio fuori formato, nel senso poi è un grafico che lavora con molti artisti, fa identity per istituzioni, ha dei suoi progetti in proprio, insegna e ha deciso di creare un grande autoritratto selezionando un gruppo di ho fatto una selezione di lavori che vanno da Identity a una serie di libri e ha scelto di selezionare una pagina delle pubblicazioni, ingrandirla e mantenendo la scala, esattamente la scala e le proporzioni del libro, inserire al posto delle riproduzioni di un'opera l'originale, quindi un po' l'effetto della rosa purpura del Cairo di Woody Allen con i personaggi che escono dallo schermo. Per esempio, questo il progetto di Boy, è un progetto che quasi può essere più interessante per un curatore quasi che per un grafico. E questo è realmente l'incrocio. Ed è la parte per me più interessante nell'interdisciplinarità, che non è tanto semplicemente mettere insieme più mondi, ma far sì che questi linguaggi dialogano e possono portare dei risultati inediti. Quindi chi visita questo museo, appunto, si ritrova, si imbatte in un tipo di progetto che forse anche rivela qualcosa di altro rispetto alle aspettative. Ripeto, per un pubblico generalista il design, una mostra di grafica è forse molto diversa, no? Ben lontana da quanto state guardando, che in realtà è una mostra dove appunto c'è un interessante abbinamento della presentazione di come presentare, ad esempio, un libro, un magazine, e al tempo stesso presentare delle opere in un modo, credo, appunto, abbastanza inedito. E io non so quanto tempo sia passato, quindi se ci sono delle domande, rispondo volentieri, scusandomi per gli inciampi tecnologici iniziali, ma il computer oggi era abbastanza anarchico. E queste immagini che state guardando invece della mostra di un artista giapponese che si chiama Soshiro Matsubara, la sezione intitolata Palestra. E qui, come dire, il progetto, questo una nota, non vuole essere un progetto antimuseale, ma vuole semplicemente cerca di proporre un modo altro di farlo, quindi cercando di farlo, cerchiamo di farlo sotto ogni aspetto, quindi ad esempio non produciamo inviti cartacei, ma lo strumento di comunicazione primario è una newsletter,
bullet team, dove invece di parlare in terza persona, come solitamente si musei o le istituzioni fanno, si rivolge direttamente al lettore. Quindi ecco, questo scarto, questo spostamento di punti di vista è fatto in una forma reale di esperimento, perché come dico sempre, l'esperimento è quando uno si avventura in un processo di investigazione che non sa il risultato, e questo è realmente così. Quindi ecco, perché vuole, come dire, porsi rispetto al ruolo del museo in un modo anche costruttivo, pur, come dire, manifestando una serie di dubbi, di quesiti, e cercando anche di rispondere all'evoluzione sempre più rapida che succede al di fuori nel mondo, e quindi il museo si ritrova anche spesso a rispondere, come è successo durante la prima pandemia, in modo anche molto goffo, se non so se questo tipo di approccio più dinamico non è, come dire, non è parte di un disegno progettuale. E quindi anche il modo in cui il macro usa gli strumenti, ad esempio i social media, che lì cerchiamo di usarli come spazio di produzione, non semplicemente come promozione o documentazione delle attività che portiamo avanti. Così come nelle pubblicazioni, nel caso della prima mostra editoriale, invece di produrre un catalogo, ho chiesto a 10 scrittori e scrittrici italiani di visitare la mostra e in modo assolutamente libero di restituirla a parole. Ed è una pubblicazione appunto come questa, dove non ci sono immagini. E questo nasceva proprio nel momento massimo di dove, durante appunto il lockdown, momento massimo di iperproduzione di immagini, contenuti, che poi in fondo ci siamo resi conto, come abbiamo visto invece nel secondo lockdown, che molto spesso erano contenuti forse inutili, cioè che erano più utili all'istituzione per produrre, ma non pensati realmente per rispondere a un'esigenza a una richiesta dei visitatori o dei lettori. Intervengo, mi aggancio a per spezzare per un istante la discussione. Ti ringrazio per averci condotto dentro il museo, avercelo raccontato. Adesso poi in coda hai anche già anticipato qualcosa che sicuramente preme molto ad Alessia Prati, per esempio, no? Questa pubblicazione l'abbiamo guardata con grande interesse, perché peraltro l'abbiamo avuta in mano nel momento in cui proprio stavamo lavorando al seminario a Expanded Publishing. E volevo fare due ragionamenti, ma molto piccoli, per poi passare la parola ad Antonella Huber. E sono molto semplici in realtà, però allora mi premeva portare l'attenzione da un lato sul tuo linguaggio e non soltanto sui contenuti, cioè non soltanto su quello che ci mostri, ma anche come ce lo mostri, come ce lo racconti a parole, nel senso che comunque Expanded Publishing, ad esempio, ha molto riflettuto sulla costruzione di un vocabolario, su un'idea anche di messa in fila di alcune parole, e quindi sentirti parlare oggi di sfogliare il museo, per esempio, mi riporta direttamente a tutta una serie di temi e appunto e al vocabolario che abbiamo cercato di orchestrare, di architettare durante appunto l'insegnamento di Mario Lupano allo UAV. Quindi noi ad esempio abbiamo sempre parlato di azioni e attitudini editoriali che plasmano attitudini e azioni del fare mostre, abbiamo parlato della pagina stampata come display, e anche pensando a questo, ad esempio a quest'ultima cosa in particolare, se io penso alla mia fruizione, alla mia lettura di Nero, che è comunque stata molto importante, perché comunque
ho cominciato a leggerla negli anni in cui ero all'università sostanzialmente, quindi fa parte di quelle riviste che in qualche modo hanno formato la mia identità di lettore, ma anche direi di studioso, considerando poi il percorso che ho scelto di intraprendere. E devo dire che ritrovo tantissime cose che tu già, tu con il gruppo di lavoro di Nero, portavate avanti dentro la pagina. Tutto un desiderio di lavorare sul tema dell'archivio, la riscoperta di alcune figure poco centrali rispetto a un sistema, rispetto a delle dinamiche. La necessità di lavorare su un'idea di italianità, ad esempio, penso a molti autori italiani che hanno trovato spazio all'interno delle pagine di Nero e che oggi trovano spazio all'interno della tua idea di museo. Poi mi è piaciuto moltissimo quando hai fatto questa riflessione su quello che significava per te il museo, anche rispetto a un'idea di autorità e anche di come hai cercato di interpretare, di riflettere su questa idea che avevi, no? Pregressa, anche cercando di sfidarla attraverso il tuo progetto di museo che stai portando avanti. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, che questa mi è venuta in mente. In realtà quando in estate, forse era settembre, ero a Roma e avevo avuto modo di entrare dentro il museo e di vedere il lavoro che stavi facendo, quindi diciamo che eri abbastanza all'inizio perché poi è stato bloccato dal lockdown, quindi mi ricordo che avevo avuto, non so, mi era tornata in mente, qui faccio un po' non è una comparazione, ma in realtà più per dire come mi è sembrato di percepire il lavoro che stavi facendo. Mi è tornato in mente, ad esempio, quando ero entrato alla Biennale Arte nel 2013 di Gioni, no? Io, ad esempio, in quel caso, così come avevo, quando sono entrato nella tua idea di macro a settembre, avevo appunto, ti avevo conosciuto soprattutto attraverso il lavoro che hai portato avanti con Nero, in quel caso conoscevo Charlie, che era questa rivista che nel 2001 Massimiliano Gioni fonda, no? Co-fonda. E da lettore di Charlie, che poi è stata un'esperienza anche molto breve, durata 5-6 numeri, quindi a un certo punto nel 2007-2008 si interrompe. Però quella rivista è stata molto importante, credo, come palestra e come luogo di messa a fuoco, probabilmente per Gioni, come curatore della sua pratica e di come intendeva lavorare, no? Anche lì c'è questo slittamento dalla pagina a poi uno spazio, anche uno spazio molto maestoso, molto complesso da governare. E mi ricordo che però avevo ritrovato degli artisti, ad esempio, io mi ricordo che Charlie era quasi un inventario, no, di artisti, c'era un numero ad esempio dedicato totalmente ad artisti non riconosciuti come artisti in vita, per esempio, no? E che tutto quel lavoro di ricerca, lui l'aveva compiuto dentro la pagina e poi si riflette a un certo punto in quella che è la biennale. E chiaramente poi altre traduzioni, riletture, travasi ci sono stati anche in altri progetti espositivi, come penso di aver intravisto anche nel tuo lavoro, no? Mi ricordo quando al Gucci Garden parlavamo del momento in cui a un certo punto decidi di allestire una mostra, la fotografi e la mostra è soltanto l'immagine, quindi una riproduzione in un'immagine di quella che era la tua idea di mostra, oppure la pubblicazione 2014 in cui metti in pagina una sorta di capsula temporale. E quindi ecco, questo per condividere un po' le mie impressioni quando ho visto il macro, quando ho avuto modo di accedere in quello spazio. E poi, appunto, la cosa che invece volevo sottolineare prima è questo pesare le parole, questo utilizzare le parole che mi sembra molto centrale ed è sicuramente molto in armonia con un lavoro che proviamo a fare sicuramente in uno spazio come quello in cui siamo quotidianamente, che è lo UAV. E ecco, poi non so se avrei voglia di tornare su quello che ti ho comunicato adesso, ci tenevo a passare la parola ad Antonella e poi magari per rispondere ad Antonella se hai voglia di tornare su queste riflessioni con grande piacere Luca. Quindi Antonella Huber, grazie. Grazie. Io ho perso un po' della lunga presentazione del museo e quindi diciamo mi sono fatta un po' un'idea anche rispetto a una certa lettura e a un approfondimento del tema
in qualità, diciamo, di appassionata di museologia e di museografia. E quindi questo case history del macro è subito è già un macro caso, diciamo, no? Costituisce un unicum nel panorama e comunque una situazione interessante, complessa, anche un po' misteriosa, e quindi è stata un po' indagata. Confesso appunto che non ho ancora avuto la possibilità di visitarlo, quindi ne parlo sempre in qualità di esterna, ma non necessariamente estranea. Ecco, quello che mi ha colpito, soprattutto anche in queste ultime battute dell'intervento, è per esempio questa dimensione volutamente sperimentale, no? Molto aperta, molto narrativa. Ecco, sono d'accordo con Saul, questo uso delle parole è anche molto singolare, no? A partire dal titolo, comunque dalla definizione scelta di Museo dell'immaginazione preventiva, per esempio, quindi l'uso di ridefinire un linguaggio relativo al museo, che è di diciamo per statuto un luogo abbastanza vincolato a linguaggi e dinamiche, è molto interessante. E a questo proposito ho cercato di capire, attraverso le scritture e le interviste che ho trovato, quali fossero le chiavi ispiratrici di queste azioni, che sono state anche ben illustrate nella conversazione di oggi. E mi sembra di capire che lei non sottolinei spesso, anche nelle interviste, che non ha dei numi tutelari o comunque dei personaggi o delle situazioni precedenti a cui si è ispirato o comunque che sono state per lei fonte, appunto museograficamente parlando, fonte di ispirazione, quindi che non c'è un soggetto museale che l'ha ispirata. Mi sembra di aver capito, quindi mi corregga se sbaglio. Indubbiamente però questa formula che lei lancia, no, di Museo Magazine, potrebbe essere, questa è la domanda, potrebbe essere una formula ascrivibile a quella corrente che si può definire, che è definita da Claire Bishop museologia radicale, cioè un'idea di museo che si misura appunto con il tempo, con l'archivio, con le ripetizioni e con il linguaggio, per esempio, per dinamizzare sia il ruolo che le collezioni e che la funzione. Quindi mi chiedevo se pur non avendo degli elementi teorici così, diciamo, di riferimento così evidenti, se lei può considerarsi, diciamo, un museologo radicale in questa accezione, e in particolare anche diciamo sempre nell'ottica di quest'idea di museologia radicale, se il suo obiettivo dell'immaginazione preventiva ha qualche cosa di politico. Ecco, queste erano un po' le mie curiosità, politico in senso molto vasto, ecco, non ideologico, insomma politico. Partendo dall'ultimo punto, ad esempio il progetto a cui appunto il museo rende omaggio nel titolo, l'Ufficio per l'immaginazione preventiva, era di un gruppo di artisti concettuali con appunto invece un elemento ideologico politico molto forte, però appunto non era tanto quell'aspetto che mi interessava, ma più l'idea di poter, che in fondo si può realizzare qualcosa anche in modo molto con poco. Ad esempio l'Ufficio per l'immaginazione preventiva lavoravano negli spazi pubblici, era un ufficio dove sostanzialmente erano tre artisti che invitavano altri artisti a produrre delle opere usando, non so, dei manifesti pubblicitari o facendo delle azioni estemporanee negli spazi pubblici. E quel è di nuovo più l'attitudine che mi interessava. L'elemento politico forse c'è, nel senso che l'elemento politico è anche quello di provare
a sfidare anche, come dire, delle convenzioni e far sì che di rimodulare anche un dispositivo, che è quello del museo, che secondo me negli anni come dire, è diventato anche schiavo di un certo tipo di dinamiche e di trasformazioni che proprio l'arte, il sistema dell'arte ha subito negli ultimi 30 anni, quindi un processo di anche professionalizzazione e di istituzionalizzazione di un certo tipo di approcci. Quindi pensare oggi come un museo come il MoMA, ad esempio, accolga un'opera come quella di Cameron Rowland, un artista americano, o Park MacArthur, dove sono molto critici, però di denuncia il museo stesso, è un po' come direbbe Slavoj Žižek, che è un sistema che ha bisogno, ha la propria volontà di avere, di inglobare appunto una dimensione critica, antitetica a se stesso. Il punto è far sì che, come dire, la contraddizione di oggi è che se una posizione antagonista non è antagonista se non provoca delle rotture, o comunque se non crea fastidio o se non crea uno spostamento. Qui c'è, forse in questo c'è un elemento, ma che realmente nasce dal, per me, ed è, rispondendo anche a Saul, per me la scuola e anche il modello, non ho un modello museale, chiaramente ci sono delle figure di curatori che hanno lavorato appunto in una forma più immaginifica, penso a Walter Hopes, o che hanno appunto nella loro vita fatto tante cose, o anche figure autodidatte come era Harald Zeman, o comunque ad esempio Obris nella sua ricerca rispetto alle case museo quando studiavo è stato importante. Però più che dei modelli, i modelli per me sono sempre gli artisti, non tanto il museo, e quindi era anche cercare di, pur consapevole di che cos'è il museo oggi, delle contraddizioni, uno potrebbe dire anche in un certo senso qui si inglobano delle posizioni come quello dell'Ufficio per l'Immaginazione Preventiva, di gruppi di artisti concettuali, anche appunto con una volontà di reale, di posizione antagonista all'idea del museo. La prima mostra, la mostra editoriale, apriva con due elementi. Una era un fax che inviò Seth Siegelow, che è stato appunto uno dei massimi artefici nel tramite, per esempio, lo Xerox Book, nel considerare che il libro è uno spazio per produrre una mostra, e quindi invitando una serie di artisti, dal Lewitt, Kossuth, Carlandre, gli venivano date tot pagine, potevano produrre un'opera, e quella era una mostra. E ovviamente parliamo, ci sono tanti esempi che ben conosciamo, da Rocher a Baldessari e tanti altri, e appunto ritorniamo anche a quel momento storico. E un fax mandato da Seth Siegelow, che stava lavorando con un notaio per creare un accordo, un agreement proprio ufficiale per proteggere i diritti degli artisti. In uno di quei punti, dove lui sprona gli artisti un po' a dire svegliatevi, perché è un mondo che si sta approfittando di voi, i musei espongono le vostre opere e non siete neanche informati, e a un certo punto c'è un passaggio che dice cosa succederebbe se gli artisti controllassero i musei, e accanto a questo fax c'è un'opera di Philippe Thomas, che è un artista francese morto prematuramente, che aveva creato un'agenzia fittizia, e qui ci ricolleghiamo all'Ufficio per l'Emergenza Preventiva, intitolata Ready Made Belong to Everyone, i ready made appartengono a tutti, ed era un'agenzia che produceva delle opere dove il collezionista diventava autore. Cito questi due elementi proprio per far capire quanto in fondo l'ispirazione nasce proprio da queste figure. Una figura come Philippe Thomas per me è una delle figure più radicali
che mi vengono in mente di artisti perché appunto grazie a questo slittamento, scivolamento che produce, il suo nome scompare. E quindi se il collezionista diventa autore vuol dire che Antonella Huber è l'autrice dell'opera che sta al Pompidou. E se uno non conosce la storia di quell'opera, quindi è, come dire, una posizione assolutamente come dire, di nuovo antagonista contro la storia dell'arte e quindi contro il museo, ma in una forma poetica, secondo me. Quindi il, puoi dire, i modelli è stato, ma in modo credo naturale come tutti noi, no? Cerchiamo di mettere insieme delle suggestioni, delle influenze e provare a riportarle. Ecco, diciamo, per me il mio sforzo è essere, non deludere l'artista, non far sì che il linguaggio e l'attitudine sia edulcorata quando entra qua. Ecco, ad esempio, esporre una scultura con accanto una recinzione è qualcosa che non fare, preferisco non esporla, e per fare un esempio concreto. Poi non vuole neanche forse essere un modello, nel senso che questa idea è nata, ripeto, in risposta a tutta una serie di difficoltà e di specificità di questo museo. Se fosse stato il Pompidou non avrei pensato o non mi sarei apportato a quel museo in questo modo. E quindi era anche una sfida per dire provarlo a farlo qui. Era anche il museo, appunto, assolutamente una storia assolutamente travagliata, una architettura così complessa, con risorse non infinite rispetto a quanto richiederebbe questo museo, e appunto è un po' uno statement nel dire ok, proviamo a lavorare come lavoravano gli artisti, perché oggi poi gli artisti che celebriamo, soprattutto in quegli anni, erano artisti che riuscivano a produrre opere, mostre oggi storiche, memorabili, con poco. E quindi l'idea, appunto, trasformare, l'esempio faccio sempre, dirigere un museo per 3 anni è nulla, no? Di solito in 3 anni si riesce a capire come funziona questa macchina. Se io però il museo lo trasformo in una mostra, dico una mostra che dura 3 anni, agli occhi di una stessa persona, dice, una mostra che dura 3 anni, vuol dire una mostra anche, no? Abbastanza articolata dove si può sperimentare. Quindi questa idea di effimero, e qui torniamo, ci ricolleghiamo anche a tutta una figura di autori che fuori dal mondo dell'arte, come penso a appunto a Simone Carella, penso a Victor Cavallo, delle figure un po' fuori da un sistema anche economico e commerciale, e sono quelle che forse più mi hanno ispirato nel pensare nella poetica anche dell'effimero, perché è assolutamente l'opposto di quello che il museo ha, perché il museo è la funzione di salvaguardare una serie di oggetti o di esperienze culturali per il futuro. Però mi ha sempre di nuovo colpito l'idea che esistono i musei, ad esempio c'è un museo, ho visto un manoscritto che non poteva più vedere la luce, era talmente fragile che se avesse avuto anche solo un raggio di luce si sarebbe evaporato. Ecco, questo oggetto qui, la sua fisicità, come, che impatto ha su di noi? La sua fisicità o può esistere sotto un altro punto di vista, o l'idea che possiamo considerare le opere come persone, quindi se come tutti noi a un certo punto cessiamo di esistere. E ovviamente sono dei quesiti, non è un elogio dire grazie al cielo esiste il museo, abbiamo la possibilità di vedere delle opere, però mi ha sempre colpito ad esempio nella documenta curata da Carol Christoph, questi esempi di artefatti che erano nel museo di Kabul, che durante l'incendio si erano melted together, si erano fusi insieme. Cosa sono quelle? Cioè se si fondesse insieme
un Burri e un Karl Accardi in modo naturale, cosa sarebbe quella? Puoi dire, mi piace immaginare, e poi non, forse non porta a nessuna parte, però ecco, è quando dico istigare un dubbio e nel dire può il museo essere qualcosa di effimero? Anche, forse quindi mi piace immaginarlo come un incontro, un po' come uno sliding doors, che ti rimane impresso. Quindi, ad esempio, spesso mi sono chiesto, ma quale sarà, come sopravviverà questa esperienza sotto una forma di magazine? Attualmente forse mi piace più pensarlo che non lascerà nulla, se non per chi l'ha osservato e chi l'ha esperito in una forma diretta o filtrata. E di nuovo è una posizione apparentemente contro l'idea che uno ha di museo, però il museo si è già trasformato. Il problema è che si è trasformato spesso inseguendo la realtà. E per me questo il museo deve sempre mantenere cioè le redini le deve sempre tenere, avere una visione, nel dire ok, in alcuni momenti posso andare molto veloce, in altri invece devo decelerare. E questo è un po' anche la visione e la possibilità che uno può passare in un museo gratuito, venire e frequentarlo, non, ripeto, una forma episodica, quindi può entrare in una stanza e passare 2 ore e mezzo a ascoltarsi della musica in un modo che fuori da questo luogo non sarebbe possibile farlo. E quindi qui risponde anche alla funzione pubblica del museo, di offrire qualcosa di altro che non c'è qui. E quindi l'idea che il museo, per esempio, la mostra di un poeta o di figure di outsider, per me è importante perché altrimenti magari sì, ci sono dei libri, dei seminari, ma è difficile e soprattutto la possibilità di condividerli con un grande pubblico proprio perché non rientrano in dei codici che ha questo sistema dentro, perché poi è un museo d'arte contemporanea. E quindi di nuovo quella per me è la funzione pubblica, per me rendere omaggio a Simone Carella, a Victor Cavallo, a Rossella Orr, c'è, come dire, un'epicità nell'esistenza anche di queste persone, perché c'è un aspetto che riguarda per me, che non riguarda solo l'arte intesa come lavoro, ma riguarda la vita. E questo è anche legato alla formazione, aver passato il tempo con degli artisti di quella generazione. Per me che sono nato in un altro mondo dove già l'arte era diventata una professione, dove c'erano delle scuole per curatori, dove ecco, è stata generativa, fondamentale. E così come nella costruzione di Nero, una rivista come Frigidaire è stata 100.000 volte più importante di qualsiasi rivista d'arte. Molto interessante la dimensione anche che continua a uscire, la dimensione della lingua e della, diciamo, anche dell'interpretazione poetica dei termini, questo slittamento, questo scivolamento, come dice Lupano, tra narrazione e visione, no? Cioè questa cosa in cui si può sostituire l'immagine con una narrazione, per esempio, si può anche pensare a qualche cosa di cieco, no? Il famoso libro assente, quindi il museo che si propone anche come luogo di sperimentazione al di là del visibile, no? E quindi questa dimensione narrativa è anche molto affascinante. E anche in ultimo questa cosa che lei dice, come potrò testimoniare questo, che cosa resterà, no? Cioè la testimonianza di tutto questo sarà verbale, sarà, diciamo, il famoso passaparola di chi ha vissuto l'esperienza piuttosto che una struttura o una strutturazione di questo ricordo concepita a monte o anche a valle, ma dal museo e non dalla sua utenza in un certo senso, no? Cioè, forse sarà più affascinante sondare il grado di partecipazione o di interazione che il pubblico è riuscito ad avere rispetto a questa sperimentazione. Quindi anche nel titolo che lei ha scelto, il fatto che lei scriva museo per l'immaginazione preventiva piuttosto che dell'immaginazione preventiva è abbastanza indicativo. Quindi,
comunque credo che sia, diciamo, non così drasticamente ascrivibile alla museologia radicale, ma indubbiamente è un'operazione museologica e museografica che ha un suo, che avrà una sua, come dire, una sua risonanza. Ecco, non so in che modo, ma credo che avrà una sua risonanza. Quindi molto interessante. Lascio la parola a Saul e anche ad Alessia, che sicuramente rispetto a questo tema hanno molto da chiedere. Grazie Antonella Huber, passo subito la parola ad Alessia che forse ci porta nuovamente in questo andare e tornare sui temi dell'editoria e del fare mostre su invece la dimensione del publishing. Tanto la ringrazio moltissimo per la presentazione, le suggestioni, insomma anche l'intera operazione, chiamiamo così, editoriale che sta facendo sul macro, e mi ha molto interessato un elemento della sua presentazione quando ha parlato di modalità performativa e generativa. Io come ricercatrice, anche come artista, mi occupo appunto di forme editoriali e forme performative, di riverberi che si creano tra varie pratiche, la modalità con cui anche un'operazione editoriale possa essere performativa. In questo caso si espande ulteriormente e arriva addirittura a delle forme museali. E appunto questa modalità performativa e generativa di contenuti, lei ha detto in modo non meno lineare, mi sembra particolarmente esplicativa anche di un dato, non so se lei è d'accordo, di un dato estremamente performativo del macro, soprattutto i palinsesti, i continui rilanci, e trovo particolarmente interessante la modalità con cui avviene questo rilancio. Mi sembra di percepire anche nella pubblicazione che avete fatto nel caso di editoriale, su cui vorrei forse ritornare, estremamente soggettiva. Per esempio mi riferisco anche all'operazione che Giovanna Silva farà nel corso dei 3 anni, quindi di rileggere le opere attraverso questi wallpaper, attraverso le foto, quindi attraverso uno sguardo estremamente soggettivo che tiene conto di cose che effettivamente non si possono vedere, quindi senza lo sguardo di Giovanna Silva forse questi elementi potrebbero non essere più visti dallo spettatore, ma anche al programma di conferenze, per esempio storia, an exhibition, chiamare curatori che parlino di mostre che non hanno curato. Quindi mi sembra che si sia creata una sorta di forza centrifuga, non so se in questo è d'accordo, cioè di apertura di una forza centrifuga soggettiva da parte di vari attori. E tornando all'operazione appunto editoriale, che come le diceva Saul ci ha particolarmente interessato in questo seminario che abbiamo fatto, in che modo 10 autori che sono per lo più scrittori, che quindi fanno riferimento anche a una modalità testuale di descrizione molto estremamente soggettiva, direi, possono rilanciare, e forse il termine non è molto adatto, però tradurre le opere che sono mostre, se questo forse era l'esigenza o meno. Io non ho visto la mostra, ma ho letto appunto la pubblicazione, l'ho vista attraverso gli occhi dei vari attori, ho trovato super interessante il fatto che per esempio le opere diventino delle sorte di Madeleine proustiane, offrono la possibilità ai vari autori di perdersi, no? Mi riferisco a Chiara Valerio, per esempio, ci offre una conoscenza peripatetica dello spazio, ma che continuamente si perde in altri ricordi, in altre sorte di statement molto, molto liberi. O per esempio al primo intervento di Emanuele Trevi, in cui quasi non si tocca nemmeno la mostra, ma diventa semplicemente l'occasione di un ricordo con il padre. Quindi mi domando anche questo ritorno alla parola, che mi sembra anche di riconoscere nell'arte. Lei parlava di statement, abbiamo visto molte immagini in cui ci sono parole, in cui la fonte è fondamentale, quindi anche un'espressione performativa della parola scritta, ma anche orale, l'attenzione alla poesia. Quindi per tutto, ecco, questa riflessione mi domando anche se si possa parlare di una literary turn, word turn, forse se ci sia la necessità di riappropriarsi, di farsi carico della parola. Questa è una riflessione forse un po' soggettiva, un po' compulsiva, però volevo aprire
appunto questo accenno a editoriale e eventualmente se avete in mente altre modalità o se verrà seguita questa modalità nelle prossime esposizioni. Ecco questo. Allora, nelle prossime mostre, ad esempio nel caso di Lorenz Wiener, è stata prodotta anche lì una pubblicazione, anche lì è il massimo dell'effimero perché era un progetto che appunto è durato 10 giorni e l'aereo volava, c'erano solo pochi secondi per immortalarlo, e abbiamo scelto di fare una pubblicazione e un film documentario che presenteremo adesso a fine giugno. Rispetto editoriale, quindi non è anche qui un modello, nasce in funzione di quella mostra e chiaramente anche in quel momento specifico e cosa, come dicevo prima, a cosa stavo assistendo. Questa scelta da cosa deriva? Deriva dal fatto che, di nuovo, per me una mostra può essere... Ci sono molti modi per rappresentarlo, poteva essere una pubblicazione di 1500 pagine con 10.000 fotografie della mostra, certo, o qualcosa di assolutamente opposto, ovvero senza immagini e restituirle attraverso le parole. E perché innanzitutto molto spesso, come dire, sostituire le parole e le immagini, cioè sono parole dove poi nel tuo caso dove non hai visto la mostra è molto interessante perché come dire ti costruisci degli scenari e ti immagini queste opere in uno spazio, però è uno spazio mentale immaginato, magari non hai mai visto il museo e quindi c'è una mediazione con un oggetto come oggi ciò che avviene, pensiamo a un sito come Contemporary Art Daily, un sito che ha avuto molto successo dove ci sono mostre di cui vengono riprodotte magari 50 immagini e poi quando vai nel sito del museo della galleria ce ne sono 3 o 5 e quindi sempre di più il nostro, come dire, l'esperienza che abbiamo delle cose è filtrata dalle immagini. Al tempo stesso può essere interessante filtrare le parole perché l'altro grande filtro è quello del racconto, in particolare se pensiamo a tante performance o a tante opere storiche, penso anche le performance di Gina Pane o in particolare le performance anche di Marina Abramovic, sono sopravvissute come rumors, non sì, poi c'è un'immagine, ma fondamentalmente e c'è un aspetto anche interessante di come un'immagine più volte viene riprodotta, più viene fotocopiata, più perde dati, in fondo anche nella parola, perché se io ti racconto questa mostra, tu la racconti e sai, già c'è una perdita, c'è una soggettivizzazione del racconto. E questo di nuovo rinforza l'idea che di non volere essere oggettivi, di non volere pretendere neanche una scientificità, perché non esiste neanche nel modo in cui una collezione è formata. Per questo è interessante chiedersi chi ha comprato, in che anno, posso dire in Francia c'è la collezione del Fraction Perden a 25-30 opere di Ernesto Tatafiore. Uno si chiede perché, quindi sono interessanti come ritratti di anche una certa, di alcune visioni delle persone, però si tende nei musei più a vedere il museo giustamente anche, no? E quindi qui anche il invitare e lasciare assoluta libertà implica come è successo che ci sono delle opere di alcuni artisti che non sono nominate in nessuno dei testi e questo è anche la cosa radicale, no? Dover cioè, dire agli artisti questo è il modo in cui abbiamo deciso di farlo, c'è una documentazione ma qui è un'altra cosa, è come se fosse una protesi della mostra, un'estensione, un'altra cosa, dove la mostra è una suggestione. E a me piace l'idea che è della suggestione, quindi pensare che Emanuele Trevi, parlando dell'esperienza della visita col padre alla Biennale, ci dica qualcosa su una mostra, che magari è apparentemente lontano, ma in realtà è molto più vicino rispetto a vederne 3 immagini. Questo è... E quindi è chiaramente farlo in un momento dove tutti viviamo annoiati e chiusi in casa e quindi predisposti a leggere
vedere, ascoltare, guardare cose che in un altro momento non avremmo fatto. Infatti oggi nessuno pensare che c'erano delle conferenze seguite da 1000 persone è impensabile oggi, la stessa conferenza, se uno facesse, no, un paragone. E quindi era un'illusione. E oggi infatti stiamo poi ritornando alla realtà. E quindi era realmente anche in risposta a quel momento, come quell'idea di Larry Spinner. E è una possibilità, per quello dico, magari invece non è, vuol dire, non c'è una priorità rispetto alla parola o una volontà di rimettere la parola al centro. Come dire, sono due strumenti, e perché magari in un altro caso può essere fatto esclusivamente con le immagini. Però ecco questo, non la via di, ad esempio, sempre la mostra editoriale, dopo aver visto il video della mostra di Raffaello, che sembrava un video realizzato negli anni 50, senza appunto un'autorialità per me, senza una soggettività nello sguardo, ma dove si pensava che quel video era il modo che poteva ridare l'esperienza della mostra, filmando le opere così. In quel momento ho scelto di documentare la mostra editoriale mettendo una GoPro sulla testa di un, dando in mano una GoPro a un bambino, a un cane, e è stata messa su un drone. La mostra è stata filmata da un drone. Questo proprio per mostrare tre punti di vista assolutamente diversi, e devo dire l'esperienza della mostra vista da un cane o di un bambino, per me mi dice di più, perché chiaramente è chiaro che non è oggettiva, però in quel modo magari una visione dello spazio, cioè vedo male le opere, però vedo meglio lo spazio. Quindi in questo voglio dire, non ci sono regole, nel senso quindi è un tentativo chiaramente, no? È tutto un... è quell'esercizio di nuovo di allontanarsi, di dire ok, come lo affrontiamo, e seguendo realmente anche la voglia anche di divertirsi, di farlo con uno spirito, se so di scrivere, cioè, perché è molto intuitivo. Grazie. Luca? Allora abbiamo ancora 10 minuti, prima di passare la parola a Mario Lupano, che magari ci porterà verso le conclusioni, chiuderà quello che è stato questo incontro, ci tenevo a chiederti un'ultima cosa che a me è sembrata molto importante da spettatore, da osservatore del tuo lavoro, che è la mostra che tu fai poco prima, peraltro, di lasciare il tuo incarico, della fine del tuo incarico alla Kunsthalle di Vienna, ed è una mostra piuttosto ampia, che occupa anche uno spazio ampio della Kunsthalle, ed è proprio focalizzata sui temi dell'editoria, divisa in sezioni che tengono insieme e che sollecitano tutta una serie di temi molto urgenti rispetto al publishing. Quindi abbraccia moltissimi artisti che sono chiamati a vario titolo a contribuire a questa mostra, però quindi anche editori, a riflettere sul magazine, a riflettere su un'idea di biblioteca, l'idea della libreria, e quindi diciamo tutti i vari soggetti, i vari luoghi che compongono, no? Questo universo che è quello dell'editoria, che appunto sicuramente è forte anche di questa capacità di creare connessioni, di costruire dei network, di allacciare autori, persone, entità diverse tra loro. E mi sembra molto significativo che quella mostra in qualche modo chiuda il tuo percorso. Non so se è voluto, se è qualcosa che sul quale hai ragionato, però ti volevo chiedere se avevi voglia, poi in conclusione, appunto, prima di passare la parola finale a Mario Lupano, di dirci qualcosa di quella mostra, le urgenze che la muovevano e anche che tipo di lavoro hai fatto, anche da un punto di vista allestitivo, mi verrebbe da dire, perché in effetti quei tetti di Rio Grande che ospitavano le pubblicazioni avevano, almeno trasmettevano, un'idea molto forte di solidità, di edificazione, almeno dal mio punto di vista.
Sì, non è stata l'ultima mostra che ho fatto a Vienna, però sicuramente è stata, era una mostra per me anche difficile in quanto toccava tutta una serie di interessi che appunto mi hanno accompagnato fin dall'inizio. Quella mostra era appunto intitolata Publishing as an Artistic Toolbox 1989-2017, se non sbaglio era quell'anno. Come dire, un po' nasceva anche lì, osservare come se da un lato c'era un interesse sempre più forte verso il publishing, poi ho usato il termine publishing inglese che è un termine che per me un po' rispetto alla parola editoria forse è più ampio, è più espanso e raccoglie dentro di sé tante cose, e appunto fosse sempre più forte l'interesse verso questo punto, dall'altro poi sostanzialmente venivano fatte nei musei mai mostre, ma soprattutto o fiere o festival, e quindi lì era il tentativo di provare di nuovo a usare il linguaggio espositivo rispetto a un oggetto su cui non facile da presentare, quindi quella mostra da un lato non voleva, nonostante il titolo suona molto, come dire, se vuoi museale, voleva, come dire, cercare di rapportarsi nel modo più articolato possibile, quindi c'erano tante, il fatto che fosse diviso in sezioni, in delle sezioni di nuovo come se fossero delle rubriche molto specifiche, nel senso una era riviste fatte da artisti, uno interventi di artisti in riviste, un altro riguardava dei progetti digitali, un altro era una mostra fatta nello studio di Franz West, invitando una serie di artisti a fare gli interventi scegliendo delle pubblicazioni appartenenti alla libreria di Franz West, fare gli interventi nascosti dentro i libri e poi venivano riposizionati. E c'era tutta una parte discorsiva e poi c'era anche un bookshop dentro la mostra. Questo era un modo di, senza che entro adesso troppo in mare le sezioni, anche nel display, qual è il mio problema, il grosso problema che ho nelle mostre ad esempio di architettura o di riviste, è che mettere una rivista sottoteca e aprire questo libro su una doppia pagina è come esporre un quadro e coprirlo, e coprire tutto il quadro e far vedere un angolo, e quindi ci sono molti metodi e possibilità di, no? Cioè, cito sempre una mostra di Picasso dove una pubblicazione che era di, non so, 20 pagine, sono state comprate 20 copie del libro e quindi in quel modo potevano esporle in modo integrale proteggendolo per un fatto di, perché molto spesso non, i libri, alcuni libri, soprattutto negli anni 60 e 70, già i libri di Adruscio, quei libri costavano molto poco, oggi costano quanto un libro di Adruscio, Dutch Beatles, costa 20.000 dollari, e quindi non si può presentare nel come nasce. Per me la bellezza di un libro è la sua libertà, che molto spesso esiste in più copie e non ha un costo folle e appunto ha delle dinamiche altre rispetto a quello di un oggetto d'arte visto in un museo o una galleria. Cosa succede? Se io espongo un libro del genere sotto una vetrina, la sto riportando in una condizione dove il museo la sta castrando. E ritorniamo a quanto dicevo prima. È ovvio che poi uno non sempre, come dire, in quel caso, quella mostra, non era possibile sfogliare né leggere nulla, era tutto esposto con dei testi, delle schede molto approfondite. Quella era uno statement, nel senso per molte persone era un limite, se non lamentate, perché non possiamo sfogliare e leggere? Perché per me non è quello il luogo dove leggere, io non voglio leggere dentro un museo, non voglio che il museo si trasformi in reading room, chiaramente una posizione personale è interessante anche dibattere. Perché sono dei luoghi, cioè la lettura è anche un qualcosa di molto più intimo rispetto al
alle esperienze che abbiamo, no? In un concerto o di vedere una mostra, che anche lì, ad esempio, preferisco vederle da sole che in gruppo. Però è difficile, leggiamo, facciamo una sessione di reading collettivo, e mentre è normale andare al cinema e stare in 50 persone in sala. E quindi era pensato un po' come indice, con la volontà di aprire delle suggestioni e di presentarle, e anche lì, come dire, l'esperimento qual è stato, e coinvolgendo Dallas e Rio Grande, ovvero sia grafici che Rio Grande, appunto, sono tre persone, tra cui Francesco Valtolina, che è anche Dallas, che produco anche oggetti display, e perché non volevo che fosse una mostra fatta di teche, in tavoli, come solitamente sono le mostre, cioè non volevo una mostra di documenti, di archivi, perché una mostra del genere le persone entravano e sarebbero usciti, quindi lì era lo sforzo. Devo finire il convegno, chiudo. Allora, scusate, io devo saluto Luca e poi passo la parola a Saul per chiudere, perché siamo, insomma, sta chiudendo la biblioteca, quindi c'è il weekend, quindi non voglio essere chiuso dentro. No, io ringrazio Luca perché, insomma, è stato molto, molto ispirante. Proprio ci sono questo passare, questo attraversare, no? la sua mostra che dura 3 anni, passare diversi formati, materiali diversi, spazi diversi per costruire degli incroci interdisciplinari, no? Dove ci deve essere proprio un'inseminazione, no? devono fruttificare questi incroci, insomma, per me è stata assolutamente ispirante. Poi per me, che sono, cioè, un uomo delle istituzioni e lavoro all'università, scatta un principio desiderante, no? Cioè, come innescare queste stesse modalità all'interno del lavoro istituzionale universitario, no? Come scompaginare, no? le università, trasformandole in un pochino in istituzioni, con l'università con la U minuscola, per poter agire, no? Bellissima l'immagine dei tempi diversi, delle lentezze e delle improvvise velocizzazioni. L'essere antagonisti in forma poetica, questo è assolutamente fondamentale, fa la differenza, no? Non deludere l'artista, essere complici, no? Individuare la loro intelligenza teorica, che è implicita in ciascun lavoro artistico, ecco, sembra la regola interna che guida il tutto, difendere gli artisti dagli storici dell'arte, quindi difendere agli artisti anche dal museo, no? Le opere come persone che non possono stare troppo rinchiuse nei depositi o che poi prima o poi, come dire, spariranno. Ecco, questo ringrazio moltissimo Luca e spero che prossimamente sia possibile costruire degli incontri in un altro formato, nella tridimensionalità delle nostre sedi. Grazie e scusate se interrompo più velocemente degli altri. Grazie. Io direi che mi pare che Mario abbia chiuso degnamente questo incontro, quindi non vorrei aggiungere molto altro se non ringraziare nuovamente Luca Lopinto, Donella Uber, Alessia Prati, e per essere intervenute, per aver partecipato a questo scambio, e anch'io mi auguro che potremmo tornare a usare, a vivere gli spazi della biblioteca, visto che comunque anche questo incontro con te, Luca, è comunque si inserisce all'interno di questa tensione molto forte di accendere in biblioteca degli eventi, costruire dei percorsi con gli autori, e non soltanto quindi presentare delle pubblicazioni, ma proprio discutere su delle cose che sono tangenti o anche molto, molto lontane. Lo abbiamo fatto nel tempo attraverso presentazioni di incontri, attraverso un festival che si chiamava Libro Vivo, dove peraltro c'erano anche
C'erano anche i tuoi colleghi di Nero a presentare alcune pubblicazioni durante la Biennale Arte 2019 e quindi mi auguro che sia solo, insomma, l'inizio di un dialogo che potremo intraprendere tra te e il nostro luogo dove appunto lavoriamo e dove ci sperimentiamo con la didattica quotidianamente. Quindi grazie ancora, spero a presto e grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti in questo percorso, nel percorso di Luca. Grazie. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie. A presto. A presto.